Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Batman Arkham Knight. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi proseguiamo. Pronti? Siamo passati in prima persona. Su il sipario, su il sipario! Si gioca Scopri il vero Spaventapasseri. Chi sarà il primo concorrente? Secondo me Ehi, nessuno dei il due, signore però. con le orecchie a punta. Prego, si accomodi. Come si chiama, signore? Salve. Bruce? Vabbè, sentiamo un Allora, altro poco quale che ci mai dice il sarà? Joker. Bruce? Non lo so. Difficile, Mi dà un eh? È indizio? quello a sinistra oppure quello a destra? Secondo me nessuno dei due. Vediamo. Allora, le mani, c'ha una mano È robotica. difficile Aspetta. fare la scelta giusta, seguire la dritta via. Ma l'alternativa è fin troppo sinistra, stare a guardare il vero Crane che distrugge la tua preziosa città. Che Vabbè, andiamo qua. sfortuna, Batman! Lo sapevo. Secondo me c'è l'inchiappettata. Non stai per morire. Credi soltanto che sia così. La mia tossina ti riempie i polmoni e ti fa vivere le tue paure più grandi. Che cosa vedi? Una città avvolta dalla paura, tradita da coloro di cui ti fidi di più, i tuoi segreti più oscuri rivelati. Mentre ridurrò a brandelli la tua mente, Gotham assisterà. Farò in modo di strapparti la maschera dal volto e il mondo intero vedrà la paura nei tuoi occhi. E allora tutti capiranno. Non c'è nessun salvatore, nessuna speranza e nessun Batman. Forse è già successo. Cosa? Guardami! Sono fantastico! E questo corpo! Non hai idea di quanto sia forte! Pronti. Ok. Quanta cattiveria. Vai, vai. Sbalorditivo. Quanta violenza. Anche lei un po'? Li Sì che hai poi. quasi uccisi. Eri pronto a rinunciare ai tuoi principi, a tutto quello che rappresenti. Ti piace pensare che non sei come lui. Ti Seguiamolo piace così. pensare di essere diverso. Di essere migliore. Ma la paura smaschera la verità, sgretolando l'autocontrollo. Presto ucciderai e diventerai ciò che odi di più. Vabbè, basta che Questo sto per Batman vomitare. sarà Cosa? spezzato. Scusi, ha rotto i coglioni. Si poteva? Ok, stava chiacchierando, però stavo per vomitare. Tra l'altro non era una mano robotica, erano più che altro le siringhe sulla mano che sembravano una mano scheletrica. Buono che ha ucciso i tuoi genitori. Devi fare qualcosa. Devi fermarlo. Qualcosa è cambiato. Sei diverso. Io lo chiamerei un work in progress, ma c'è del potenziale. Sei in trappola. Fine della corsa. E chi ha mai parlato di correre?
Telefono Batman. Non rispondiamo? Ok. Sir, lo spaventapasseri trasmette in tutta Gotham. Dia un'occhiata. Come ti senti a vedere la tua città ormai in rovina e i tuoi amici nelle grinfie della morte? Questa volta hai fatto il passo più lungo della gamba e adesso il tuo fallimento è ormai completo. E quando l'ultimo respiro abbandonerà il suo esile corpo, lei saprà che è tua e soltanto tua la colpa. Alfred, tiene Oracle prigioniera nel nascondiglio di Chinatown. Sto andando lì ora. Faccia presto, sir. Andiamoci spiccionare. Dire cosa intenda farle. Cazzo, vai. Sì, lo so che qualcuno mi ha detto che quando premo non correttamente la X, perché c'è la possibilità di fare anche l'inversione o non fare lo scatto, diciamo, dopo aver... dopo aver attaccato il rampino. Pronti. Scendiamo con... No, no, che abbatte, aspetta, prima controlliamo bene. Ma in realtà tipo è qui, quindi scendiamo con calma. C'è Joker. Cosa? Tanta fretta di arrivare e poi Crane l'ha già ammazzata? Non ha alcun senso del pathos. Sappiamo entrambi che la teatralità incute paura, perciò permettimi di allestire questo spettacolo, Batman. Forse sbagliavo su faccia di Utah. Arriva la tossina. Ne sento praticamente il sapore. Ma che succede? Barbara! Sì, ora lo vedi. No. L'orrore dietro il vetro. No. Il mostro che sarà la tua fine. A meno che non prendi in mano quella pistola e lo fermi. No. Oggi che comunque è troppo forte, Ti prego. Ti prego, no. Barbara, sono io, il tuo amico. Non mi avrai. Non mi farò sottomettere. Provocherai la morte di chiunque ti segua. Sir, che è accaduto? Non c'è più, Alfred. Che intende? Barbara, Crane voleva punire me. L'ha uccisa. No. Oddio. Sir, serve concentrazione. Gotham ha bisogno di lei. Avrei dovuto proteggerla, Alfred. È morta per causa mia. Sir, mi ascolti. I documenti di Stagg indicano lo scopo del nubifragio. Si tratta di un dispersore. Sir, non capisce. Crane ha i mezzi per inondare l'intera città con la sua tossina della paura. Lei lo ha fermato prima della fase operativa, ma il piano andrà avanti. Sir, mi ha sentito? Ti ha sentito? Si sta chiedendo se saprà mai perdonarsi. Signorino Bruce, non lasci che la morte di Miss Gordon sia stata del tutto vana. Non puoi riportarla indietro. Lascia fare a zio Joker. Niente più brutti ricordi, né dolore, niente più paura. Parola di Scout. Ivy. Oh no. Sir? Alfred, scansione satellitare della città. Dimmi quando trovi il dispositivo nubifragio. Certamente, sir. Dove sta andando? Alla polizia. Ivy era immune alla tossina di Crane. Pensa che sarà d'aiuto? Non ha nessuna scelta. Ok, allora andiamo, torniamo alla stazione di polizia. Vediamo se siamo lì sotto abbastanza. Batman, ciò che è successo al nascondiglio
non è un gioco. Occhio. Era necessario. Vediamo se gliela facciamo. Scusate, mi lascio fare, don't worry. L'eroe che ha fallito. È questo che voglio che il mondo sappia. Spiccioniamo qui sotto, poi risaliamo con calma. Occhio. La mia rivolta preferita? Black Gate, probabilmente. Ma questa è da podio. Sì, è da un po' in realtà che non utilizziamo la Batmobile. Adesso ho visto il... l'entrata, l'ingresso garage, vabbè. La facciamo con sportiveggianza così. Ce la chiamiamo giusto per entrare qui dentro. Cos'è? Tra l'altro arriva con questa cattiveria. Occhio. Pronti? La parcheggio qui, mi scusi. Tenete d'occhio la macchina, giovani, mi raccomando, non fate cazzate. Bello vederti, Batman. Dice? Allora, aspettate, perché qui in realtà all'inizio del gioco molti di voi mi avevano detto che c'era un'arma da recuperare e noi non l'abbiamo fatto, quindi vediamo se riusciamo a trovare la zona dove c'era un'arma tra virgolette nascosta di Batman. Non lo so, insinuiamoci qua dietro, vediamo. Sala delle interviste, no? Rider. Così. Batman, quale onore. Di tutti i posti proprio qui. Non dovresti non so. Essere qui, è pericoloso. Ehi, senti, guarda qua. Sacrifici umani rituali. Ti eri mai imbattuto in nulla del genere? Richiedi una scorta a Cash e vattene. Non c'è dubbio che abbia per le mani un vero scoop. Forse quello della vita. Farebbe di certo sparire il sorriso a Vale. Sai, ho sentito che esce con Bruce Wayne. Gli hanno ammazzato i genitori, e allora? Gli sarà passata quando avrà visto l'estratto conto. Nastro 23, 26 ottobre. Ok, guardiamo la biografia del personaggio. Jack Ryder è un ex reporter d'assalto, ora conduttore di discussioni talk show, ben noto per il suo atteggiamento aggressivo e per l'inarrestabile determinazione a scoprire la verità. Dopo aver rischiato la morte ad Arkham City, Ryder ha scritto una serie di editoriali contro la mega prigione. Per sua stessa missione, la testimonianza di Ryder è stata determinante perché la procura ordinasse la liberazione di numerosi detenuti incarcerati ingiustamente, molti dei quali con un congruo risarcimento. Va bene. Negli archivi ho trovato questo gioiellino. Gli agenti arrestano un vagabondo che si è imbattuto in flashback. Si può? Allora, vediamo un po'. Prigione di massima sicurezza, va bene. Che è successo su quel dirigibile? Crane ha preso il nubifragio. Cattiva notizia, giusto? Dov'è Gordon? Cerca ancora Barbara. Non risponde. Dimmi che l'hai trovata, Batman. Più o meno. Mi dispiace. No. Non dirlo. Non lei. Se Gordon torna qui, rinchiudetelo. Se andrà a dare la caccia a Crane, finirà male. Va bene. Noi ci facciamo un giro perché in teoria dovrebbe essere dove c'erano anche le altre armi, però. Deposito prove. Ok, lì c'è qualcosa da rompere per... Anche qui. Sì. Eccoti qua. Salve. Guarda, è la mia roba. Questa sarebbe la mia lapide, Mi ha anche una statua. Credono davvero di potermi archiviare così? Ma non sono tornato per caso, Bruce. E stavolta nessuno potrà più scordarmi. Facciamo così. E ci giuliamo questa, no? Rilascia scariche ad alto voltaggio per stordire i nemici. Attiva o disattiva i generatori e gli equipaggiamenti elettrici. Va bene. Non si sa mai. Potrebbe... Molto discreto. So che questo è il deposito prove, Bruce, ma avrei cercato di coprire le tracce. Un'arma elettrica usata da Batman alias... Non vogliamo saperlo. Batman l'ha lasciata qui con le altre prove di Arkham City. È bello avere l'attrezzatura di Batman nel deposito prove. Spero non la voglia indietro.
Mi spiace, troppo tardi. Vediamo, qui non c'è nient'altro. Va bene, sì, ci sono comunque le armi. Scarface, Mr. Freeze. Ok. Ce ne sono un bel po', ma niente, nient'altro da ciullare. Va bene. Allora, aspettate perché c'era questo qui comunque da recuperare. Non credo ci sia altro, queste cose no, non possiamo prendere. Va bene, possiamo tornare indietro o meglio andare avanti con la missione. Io non lo fermo. Non guardare me. Fate bene, scusate, siamo Batmans. L'uomo piccione per gli amici. Senta, ci serve una mano. Mi serve il tuo aiuto. Per come la vedo io, ti serve un miracolo. Perché il gas non ti fa effetto? Tu hai paura. L'avresti anche tu se sapessi cosa trama Crane. E perché mai dovrei fidarmi di te? Perché senza il tuo aiuto ogni pianta della città morirà. Per quel miracolo. Ho creato una spora che contrasta gli effetti della tossina. È facile se sai come fare e se sai manipolare le piante a livello molecolare. Potrebbe proteggere la città? Teoricamente, ma non posso produrne abbastanza da sola. Allora troviamo un aiuto per te. Dove? Giardini botanici, le piante più vecchie di Gotham. Mi diranno cosa dobbiamo fare. Si mette comoda. Ok, la inforniamo. E scendiamo. Va bene, portiamola ai giardini botanici. Occhio. Aprite, aprite. Veloci. Che è successo? Cash, la sala cinesca non si apre. Che succede? C'è un bestione blindato che gira lì intorno. Non sembra amichevole. Ah, ci penso io. Apri. Neppure io. Apri la sala cinesca e lo Infatti. scansionerò dai tetti. Cerco un punto debole. Te l'apro, non farti ammazzare. Dai, è Batman. Guarda, ce l'ha aperta. Solo per far passare Batman accucciato, maledetto. Ecco il blindato. Devo esaminare lo scafo e cercare un punto debole da sfruttare. Devo inquadrare l'obiettivo e ingrandirlo per scansionarlo da lontano. Ok. Non è sbagliato, tieni premuto. Troppo Ce l'ho lontano premuto. per una scansione Ah. leggibile. Che cazzo. Così forse è troppo vicino, no? Non saprei. Il retro è scansionato. Ora devo scansionare i lati. Davanti va bene, questo mi spara. Ho già analizzato questa Ho capito, sezione. ma si sposta, puttana troia. Aspetti. Questo mi spara abusivamente. Questa sezione è già stata analizzata. Non è vero, era l'altro lato. Allora, diciamo cazzate, Batman. Vediamo un po' di anticipare lo spostamento. Oh! Zitto, zitto! Ci ha beccato, Damose! Vai, Batman, da panico! Ok. Troppo alto? Aspetta che ci mettiamo. Sì, forse è troppo in alto qua, puttana troia. Devo inquadrare l'obiettivo e ingrandirlo per scansionarlo da lontano. Troppo lontano per una scansione leggibile. Sta rompendo il cazzo, Batman. Mannaggia la puttana di Eva. Avanti. Troppo lontano, troppo di qua, troppo di là. E Continui a questo già combattere, l'abbiamo Batman, visto, e questo nonostante altro gli non ci ostacoli. piace. Esce meglio di profilo. Dai, Ho già cazzo. analizzato Non questa è vero, era sezione. il lato, non è analizzato un cazzo. Il lato destro è scansionato. No. Rimane da scansionare il lato sinistro. Aspetta, metto di qua. Vediamo se funziona.
No, questo è il lato davanti che ci spara. Il drone Cobra ha sufficiente potenza di fuoco da demolire la Batmobile in pochi colpi. Addirittura. E la sua corazza è troppo spessa per un attacco frontale con le mie armi. Ma ha un punto debole. Lo scarico posteriore conduce direttamente al nucleo di alimentazione. Un colpo preciso del cannone da 60 mm della Batmobile lo metterà fuori gioco. Ok. Se magari saliamo. Ma posso tipo chiamare la Batmobile? Uscire dalla portata del blindato per poter chiamare la Batmobile. Usciamo dalla portata del blindato. Che cazzo stiamo facendo i panni, Batman? Cos'è? Ancora un po' più in là. Siamo giù e poi spiccioniamo più lontani. Palo. Cos'è, Batman? In pieno l'abbiamo preso. Siamo lontani. Possiamo chiamare la Batmobile? Siamo abbastanza distanti. Dai che adesso ci siamo. Ci siamo. Su una strada. Cazzo. Abbiamo fatto un macello, no? Ok, allora. Posso usare il radar per tracciare i movimenti del drone e portarmi in posizione posteriore per colpire lo scarico. Sì, ma adesso stiamo in posizione. Aspetta. Andiamo dietro. Vai così. Da qua lo vediamo, non so. Un po' più vicino forse. Per stare sicuro. Ci ha visto? No, abbiamo semplicemente fatto esplodere tutto. Si è insinuato là dentro. Momento. Piano. Ci faremo mai? E dai cazzo. Conosciamo il calibro delle sue armi. Non potrebbe mai penetrare la corazza. Non puoi mettere in campo dei corazzati pesanti e sperare che bastino per schiacciarlo. Non è così facile. Avvio fase 2 protocolli di attacco. Tutte le unità Cobra in formazione di gruppo. Signor Wayne, quel blindato non le ha creato problemi, vero? Volevo avvertirla che l'upgrade richiesto per la Batmobile è pronto per essere installato alla torre dell'orologio. Sempre che l'auto sia ancora intera, ovviamente. Lascia fare. Grazie, Lucius. Va bene. Seguiamo le indicazioni, allora. E che cazzo fa? Destra-sinistra indicazione, scusate. Andiamo a bomba. Ci abbiamo anche i nel portabagagli, ma va bene. Oh, che cazzo mi sta a fare? Giro tondo. Oh, è partito. Scusate. Abbiamo sta cosa che della frenata facciamo un po' un macello. Siamo andati giusti. Abbiamo anche le gomme. Impulso elettromagnetico progettato per confondere momentaneamente i sistemi di puntamento dei droni, deviare i missili in arrivo e immobilizzare le minacce nelle vicinanze. Batman all'inseguimento, ci serve aiuto. Mandate rinforzi qui. Ma che Batman? Ma che cosa? Non è vero, noi siamo qua in garage, scusate. Ora devo portare Ivy ai giardini botanici. Mi servono rinforzi subito. Ma non è vero, ma chi va detto niente? Ma chi vi si caga? Scusate. Andiamo ai giardini botanici, va. Sì, è Batman, ma Batman c'ha da fare, non vi preoccupate. Rompete i maroni. Occhio. Sir, temo che abbiano dispiegato altri tre di quei blindati Cobra. Sì, eh. Grazie, Alfred. Devo eliminarli tutti prima di consegnare Ivy. Aspetta, uno sta qua. No, che cazzo fai? Va bene qua. Mantenere percorso di
Partita infrenata, sono partiti i razzi, abbiamo fatto un bacio. È stato doloroso vederla morire nell'impotenza. Ah, non stanno sopra, cazzo. Beh, dai, scusate, facciamo manovra. Momento, eliminiamo almeno sti cosi prima. No, stanno girati da questo lato, quindi è meglio andare un po' oltre e poi prenderli alle spalle. Solo che uno sta di spalle e l'altro un po' meno. Comunque, vediamo. Punti, punti. Trova il disattivo, mando un cobra di supporto. Quello forse ci aveva tipo beccato perché è diventato rosso, quindi fanno così. Combatteva per te, e quello che cosa ho ottenuto. Merda. Se ci ha beccato e ci sta mirando un po' più. No, che cazzo. Vai. Vabbè, un po' più vicino. Ok. Riprendiamo la strada per i giardini botanici. Non ce la farai. Questa notte finirà con la caduta di Gotham. E con me che ti guardo morire. Se lo dice lei. Cerca di portarmi ai giardini botanici tutta intera, Batman. Siamo arrivati, per tua informazione. Ci siamo, Ivy. E adesso? Guardala. È qui da prima che l'uomo camminasse sulla terra. Ha ancora un grande potere. Ma è debole. Dopo anni e anni di inquinamento. Non riuscirà a combattere il gas di Crane da sola. Ce ne serve un'altra. Non ne restano molte come lei. Ormai non più. Che è successo? Tu che pensi? Voi uomini le avete abbattute, asfaltate, private della luce del sole. Se individuo le radici, vuoi risvegliarle? Sono perdute. Sepolte sotto questa mostruosità di cemento. Come farai? Più è grande la pianta, più profonde le radici. Aspetta qui. Troverò un modo per liberarle. Lucius, mi serve un modo per seguire una rete di vecchie radici. È molto in profondità. Riuscirò a preparare qualcosa, ma potrebbe volerci un po'. Venga alla Wind Tower quando è pronto. Grazie, Lucius. Alfred, aggiornami sui ricercati di Gotham. Vediamo. Nightwing sta seguendo un altro camion del Pinguino, che lo porterà a un altro nascondiglio. E ha un'altra possibilità di liberare la città da Cobblepot e le sue armi. Abbiamo anche una rapina in corso alla banca di Gotham a Chinatown. Dai filmati della sorveglianza i colpevoli sono noti complici di due facce. Il signor Dent ha smarrito la sua moneta? In ogni caso, bisogna fermarlo. Grazie, Alfred. Perfetto, va bene ragazzi, allora direi al momento di salutarci, proseguiremo con il prossimo appuntamento con Batman Arkham Knight. Mi raccomando come sempre commentate, fatemi sapere la vostra e andremo a vedere qualche informazione su Due Facce. Dai, ci vediamo con il prossimo episodio, allora un saluto a tutti da Quel Taleale.